Buon pomeriggio amici di Gossip Mania e ben ritrovati anche oggi rigorosamente ore 18:30 puntuali qui su Teleprima. Siamo prontissime per chiacchierare in vostra compagnia e io invece sono sicuramente molto fortunata perché in mia compagnia c'è come sempre Elvira Vigliano. Ciao Alessia, ben ritrovata. La migliore compagna di gossip possibile, ci facciamo veramente tantissime risate anche solo a programmare la scaletta, a vedere un po' quello che è successo. Soprattutto ad analizzare i disagi delle persone che vengono definite come VIP, che per realtà VIP non sono, per le nostre opinioni personali. È vero, anche oggi tantissimi argomenti, si parlerà d'amore, ma non solo, anche di tante tante novità e anche un po' di area di rottura, poiché l'abbiamo detto, ormai in questo periodo o convolano a nozze o si lasciano o fanno sono figli. Incinte, esatto. Quindi sono queste le varie opzioni, non ci sono altre novità, non è un periodo diciamo di tranquillità per i nostri VIP, che dopo un momento di stasi, appena c'è una riscoperta quotidianità, ovviamente si danno da fare con nuovi progetti, nuove conoscenze e tanti tanti aggiornamenti sul loro status sentimentale. Iniziamo infatti subito a parlare di Luca Onestini e la sua bellissima fidanzata Ivana, e lascio dire a te Brasova. Perfetto, mi raccomando, prendete appunti della pronuncia precisa, ma per noi sarà solo Ivana, sì, Luca e Ivana. Iva. No, perché sennò poi ci confondiamo, Zanicchi, Ivana. Esatto, Ivana, va bene così. E infatti ci sono già dei primi chiacchiericci su una possibile rottura di questa coppia che a me piace tanto, anche perché è nata veramente in una maniera molto molto atipica, in un noto reality che poi in realtà Ivana era fidanzata, ricordo, però si è invaghita del modo di fare simpatico, ovviamente anche della bellezza di Luca, e poi una volta usciti all'esterno lei si è lasciata perché è già in crisi con l'attuale fidanzato, e poi stanno vivendo ormai da anni questa lunga storia d'amore che poi è stata fatta anche di numerosi momenti di crisi superati. Ora invece c'è Deianira, nostra concittadina, che giura che sono ritornati single, quindi in realtà si sono lasciati. Beh, diciamo che le voci sul loro rapporto sono state sempre diverse, però hanno mostrato tramite i social di stare bene per tante situazioni poi che hanno vissuto, perché l'abbiamo sempre detto, nella casa del Grande Fratello è tutto rose e fiori, poi quando ci si scontra con la realtà nascono i problemi, sì. E devo dire che un po' mi dispiace perché questa coppia riusciva anche a farci divertire con una serie di video per le amicizie poi che avevano mantenuto anche dopo il Grande Fratello, ad esempio con Giulia De Lellis o con Raffaello Tonon, quindi insomma erano delle amicizie molto particolari. E avevano fatto anche una serie di esperienze diverse insieme, viaggi all'estero, ed erano anche un pochino più lontani da quelli che sono gli shooting normali che si fanno post reality. E invece pare che questa relazione sia giunta al capolinea dopo anche parecchio tempo, sì. Perché effettivamente insomma ne è passato ne hanno passato di tempo insieme, e chissà che cosa accadrà per quanto riguarda le famiglie, perché entrambi appena usciti dal Grande Fratello avevano subito fatto le presentazioni ufficiali, perché insomma l'amore sembrava essere più forte di qualsiasi problema. È verissimo anche il fatto che sono una coppia da sempre un po' lontani dalle convenzioni del mondo patinato dello spettacolo, sempre lontani dal gossip, da ogni polemica, molto carini insieme, si sono spesso lasciati andare anche a tante dichiarazioni romantiche, quindi veramente una coppia d'altri tempi, fatta poi di due ragazzi bellissimi, veramente molto giovani, che però hanno saputo vivere al meglio la loro storia d'amore anche nei momenti di crisi, non spiattellarla mai sui social, cioè alla differenza di tante altre che abbiamo analizzato. Sì, perché molti dicono la coppia è nata sui social, quindi dobbiamo rendervi partecipe dei problemi. In realtà non è così, perché sì, la coppia può nascere in televisione, però poi la vita privata è privata. Certo. Fatto sta che al di là insomma di Ivana, anche Luca Onestini quando era entrato in casa era diciamo impegnato con Soleil, ma in realtà ci sono stati poi voci contro la stessa, che a quanto pare l'ha lasciato per mettersi con l'altro corteggiatore.
navigatore. Esatto, proprio durante il percorso poi si viene a scoprire tutto questo meccanismo, ricordo. E da là, insomma, l'immagine di Onestini è stata rivalutata molto, perché ha giocato anche lui molto su questa rottura che c'era stata, uscendone ovviamente pulito perché non aveva colpe in quella situazione. E l'avvicinarsi poi a Ivana ha fatto capire come in realtà fosse un bravo ragazzo, lo stesso vale anche per lei. Quindi credo e spero che magari questa difficoltà momentanea possa essere superata. Diciamo che forse la vita quotidiana è fatta di questo, non c'è nulla da recriminare a questi ragazzi, anche perché comunque si sono anche un pochino allontanati dallo schermo, devo dire, quindi non è che sono presenti in ogni trasmissione, magari anche a diffamare altri, come abbiamo visto invece per parecchi influencer. Quindi restano un pochino nel loro ambiente e cercano poi anche di fare strada, una carriera che sia poi anche fruttuosa nel futuro. È vero poi anche in relazione all'esperienza al Grande Fratello, per tutto ciò che è stato subito proprio da Luca Onestini, poteva sicuramente avere una reazione diversa, rabbiosa, che non c'è mai stata. Infatti ricordo che dopo tutti gli scoop fatti all'allora ex fidanzata, lui è sempre stato calmo, tranquillo, si è chiuso nel suo dolore, perché ovviamente poi scoprire determinate cose in diretta TV non è mai piacevole, ma a prescindere dalla diretta TV, però veramente ne è uscito benissimo. E poi forse proprio quello ha fatto scaturire lui anche la voglia di innamorarsi ancora e di coltivare poi questo bellissimo rapporto, con la speranza che davvero lo riescano a tenere un po' per sé e non darlo in pasto poi a tutti i paparazzi o comunque per dare adito a altri pettegolezzi. Sì, di solito almeno funziona così, come abbiamo visto per tanti che sono usciti dai reality. Quando finisce una storia creano un po' di suspense agli ascoltatori, perché dicono: appena ci sentiremo di poterne parlare vi daremo tutti i dettagli. Nel loro caso invece non è accaduto questo, quindi credo che seguiranno una linea totalmente diversa, e forse per questo motivo sono anche molto rispettati sui social. Non vediamo mai delle frecciatine o anche, sai, dei gossip relativi ad altre storie o tradimenti. Quindi forse è una storia che sicuramente ci vorrà un po' di tempo, però sicuramente troveranno il modo per riappacificarsi. Speriamo davvero possano ritrovare quella scintilla di quando si sono conosciuti e superare tutte le difficoltà. Abbiamo detto di un Luca Onestini che non è costantemente sotto ai riflettori, diversa situazione invece per il fratello Gianmarco, che ha già capito come sfondare nel mondo dello spettacolo. Infatti protagonisti nell'edizione spagnola dell'Isola dei Famosi insieme a Valeria Marini, subito si è reso protagonista di una serie di episodi che hanno fatto sì che si parlasse tantissimo di lui. In primis, già abbiamo parlato qualche puntata fa della simpatia proprio con Valeria Marini, e c'è stato un bacio, ci sono state delle effusioni, ma poi si è reso protagonista di uno spogliarello sulla spiaggia e quindi via nudo è andato a farsi il bagno. Un'immagine bellissima, poetica, e devo dire che lui ha capito fin da subito, come hai detto tu, i meccanismi della televisione, perché quando il fratello era al Grande Fratello, insomma, lui ha iniziato a fare una serie di ospitate, anche cercando di difendere il buon nome del fratello. In realtà è come se avesse strumentalizzato un pochino la partecipazione del fratello al reality, anche per fare un pochino di carriera. E devo dire che ci è riuscito, anche perché ha trovato gli appigli giusti. È partito insomma da Alfonso Signorini, passando per Barbara D'Urso, per poi arrivare insomma al reality spagnolo. Fatto sta che insomma questo modo di fare, lo ripetiamo, insomma, secondo la nostra opinione non è che sia poi ricco di contenuti, però diciamo che comunque un lato positivo c'è, perché la versione spagnola sicuramente risulta essere più interessante di quella italiana, viste anche delle storie che stanno nascendo invece. Anche in quella italiana proprio solo litigi, polemiche, poi ne parliamo dopo sicuramente. Sì, e da questo punto di vista insomma almeno tengono un pochino anche più sulle spine. Valeria Marini è single, lui è single, quindi le voci iniziano a girare.
Eh sì, infatti sembra veramente una liaison che possa andare avanti, ovviamente vedremo anche le dinamiche della vita reale, non solo quelle del gioco. Noi passiamo al nostro secondo argomento e questa volta parliamo di musica, perché oggi, 30 aprile, è uscito un singolo sfavillante, eccezionale, di un cantante che veramente vincerà sicuramente il ho alzato troppo le aspettative. Sì, stai esagerando. Ho esagerato, è vero, ho spudoratamente esagerato. Ebbene, si è uscito il nuovo singolo di Francesco Monte. Te lo aspettavi? No, no. Non sapevo neanche ne avesse fatti tanti altri prima. A prescindere, non sapevo delle sue doti canore, anche perché in televisione ha fatto vedere la sua bellezza, i suoi amori, e si è stato coinvolto poi in episodi di droga, quindi proprio... Se non erro è stato protagonista di un'edizione di Tale e Quale Show, nella quale ha cantato, ovviamente sfruttando sempre la sua bellezza, personaggi particolarmente iconici, e già lì era emersa la sua bravura, che era bravo a cantare, cioè nonostante ovviamente non sia un cantante, non avesse basi tecniche particolari. E a quanto pare ha anche studiato un pochino, perché ho sentito proprio un pizzico del ritornello e devo dire che non è male questa canzone, però da qua insomma a scegliere questa strada senza aver studiato, insomma, è uno smacco anche a tutti coloro che magari spendono soldi per formarsi in questo ambito. È vero, e poi magari hanno anche difficoltà per sfondare o semplicemente fare un video con un personaggio altrettanto famoso che noi adolescenti che abbiamo ancora nel cuore ricordiamo con tanto affetto. Infatti questa canzone che è uscita proprio oggi è un duetto con Lee Ryan, ex cantante dei Blue, una delle boy band degli anni 2000 più famose, possiamo dire, e prescindere che ovviamente Lee Ryan lo ricordavo diverso, però il tempo passa per tutti. Il tempo passa per tutti. Però resta sempre un bonazzo, esatto, però, un bel vedere, assolutamente, non dico niente. Quando poi ho visto anch'io il video ufficiale, ho avuto un po' di difficoltà senza guardarlo, perché ovviamente stavo facendo per altre cose, quindi ascoltavo soltanto la canzone, ho avuto difficoltà a capire quali erano le parti di Francesco Monte e quali quelle di Lee Ryan, perché hanno assunto un modo molto similare di cantare, poi con questo costante falsetto. Sì. E forse insomma Lee Ryan è un cantante che conosciamo, ha un'estensione molto vocale, bravo, sì, un'estensione molto vocale che fa paura. Su Francesco Monte è come se stesse imitando un pochino, sì, Lee Ryan, quindi non si è distinto insomma per un tono di voce diverso. Fatto sta che insomma di solito quando si fanno i featuring c'è sempre una voce un po' più possente e una voce magari un po' più roca, anche per creare questo contrasto. Invece nella canzone tutto uguale, e mi dispiace per Lee Ryan, perché insomma non tanto per Francesco Monte, però Lee Ryan insomma era lontano dal mondo della musica da un bel po' di tempo, insomma è tornare ritornato con Francesco Monte. Poi non so, potrebbe essere anche una grande cattiveria, fan ovviamente non, no, mi aggredite, ma a me sembra che Francesco Monte abbia usato l'autotune, sì, cioè così sempre diciamo un primo ascolto distratto, però mi sembrava tanto un po' Madame nelle sue canzoni. Beh, diciamo che oggi non si canta più senza autotune, e questo è un grande problema, perché poi quando chiedono magari durante le ospitate anche di cantare in falsetto o a cappella è una tragedia e sangue dalle orecchie, quindi spero per lui che non l'abbia utilizzato e che sia solo un'impressione di Alessia, lo spero. Non lo so, davvero non mi voglio sbilanciare ancora, riascolterò numerose volte e poi vi farò sapere. Il video è stato girato metà a Taranto, paese natio ovviamente di Francesco Monte, e metà invece in Spagna, meta scelta da Lee Ryan perché ovviamente non si sono potuti incontrare, perché è nato tutto questo progetto in epoca Covid, quindi ancora devono conoscersi personalmente. Il video ovviamente parla di questa canzone d'amore con questa bellissima ragazza, ed andando ad approfondire anche un po' le varie storie d'amore di Francesco Monte, ero rimasto un po' a quelle passate, a Giulia
a Salemme, un po' tutte queste cose dei vari reality, delle varie cose. Diverse. Esatto, io ho scoperto che è fidanzato con una bellissima modella italiana che si chiama Isabella De Candia ed è la sosia praticamente di Monica Bellucci. Beh, beato lui a questo punto. Diciamo che tutte le donne che ha avuto non hanno di questi problemi, vero? Insomma, sono tutte bellissime donne. Fatto sta che ha avuto delle relazioni fallimentari proprio, ma credo che la maggior parte della colpa sia sua. Sì, io ancora devo inquadrarlo, sinceramente ha avuto troppi cambi di atteggiamento, di immagine, non so se la voglia di fare carriera, però ancora devo inquadrarlo. Sì, diciamo che non abbiamo una visione chiara sulla sua personalità e questo è un problema perché all'inizio insomma era il classico bravo e bel ragazzo che tutte volevano. Però dai resoconti che ci sono stati fatti da tutte le sue ex, pare che insomma lui non sia solito innamorarsi così facilmente. Quindi se non scatta la scintilla dopo un mesetto, lui cambia aria. Quindi è un po' un problema che forse deve cercare di risolvere o almeno evitare di distruggere i cuori di queste povere ragazze che continuano a parlare di lui nonostante insomma sia passato anche un bel po' di tempo. È verissimo, evidentemente lascia proprio un segno nel cuore di queste ragazze, poi sedotte e abbandonate. Poi tra queste c'è Giulia Salemi che io personalmente non sopporto proprio, però continua a parlare di Francesco Monte nonostante insomma sia fidanzata con Pretelli, abbia conosciuto sì, che poi lei durante il suo percorso nella casa ha riproposto un po' le stesse dinamiche che aveva riproposto in passato con lo stesso Monte. Solo rifatta perché si è aggiustata un pochino e abbiamo visto anche come pure nelle ultime dirette non appare mai struccata, sempre truccata alla perfezione, quindi si è creata anche lei un personaggio e diciamo ha fatto anche discutere perché le dinamiche che utilizza sono sempre le stesse pur di stare insomma in televisione. È verissimo, vedremo come andrà avanti questo progetto musicale di Francesco Monte, questa sua nuova carriera, terremo d'occhio anche le visualizzazioni ovviamente sì, di questo video per vedere se scalerà mai le classifiche magari anche della nostra hit parade del sabato, quindi chissà. Vedremo cosa succederà. Immagino quando dovrei lanciare il brano, l'emozione. Sì, mi preparo psicologicamente sin da ora, spero sempre rimanga alla posizione numero 11 in modo che non ci sia mai questo pericolo. Noi intanto andiamo un attimo in pubblicità e ci ritroviamo qui a Gossip Mania tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci qui, ben ritrovati a Gossip Mania, abbiamo analizzato un po' di storie d'amore, alcune al capolinea, la storia d'amore con la musica ritrovata di Francesco Monte e Lee Ryan, ora parliamo di tutte le novità dell'Isola dei Famosi, ebbene sì, anche qui possiamo dire, ve l'avevamo detto, ve l'avevamo anticipato e raccontato, è sbarcato sull'isola un nuovo naufrago proprio perché la situazione non sta andando per niente bene, continuano ad arrivare nuovi naufraghi che puntualmente la settimana dopo escono perché non piacciono, un po' di dislessia pomeridiana ogni tanto e nulla riesce a smuovere quest'isola dei famosi, proprio nulla. Ci proverà Ignazio Moser, proprio lui infatti è arrivato sull'isola millantando le sue doti sportive, la sua atleticità, infatti proprio per l'occasione ha fatto un periodo di super palestra ed è arrivato non solo in camicia, quindi non solo con la consueta magliettina o il costume, ma in camicia come suggerito da Ceciu, ma anche per quello subito
e cercato insomma di diventare amico dei naufraghi proprio per movimentare un po' sta situazione in via di stallo dell'isola. Però non la vedo una situazione che cambierà. Diciamo che nell'ultimo periodo ci sono state parecchie polemiche, molte sono state mosse proprio da Zorzi e da Elettra Lamborghini, che hanno tentato anche un pochino di mettere i puntini sulle i nei confronti di alcuni naufraghi, magari che alzavano un pochino troppo la voce o che mascheravano un pochino tutto. E quello che ha fatto discutere è stato il gesto di Gilles Rocca nei confronti di Francesca, che non ha cenato per evitare di creare dei problemi. Che poi hanno detto benissimo, cioè tu fai l'attore, sei un personaggio pubblico, sei regista e così via, poi una prova, una cena e subito ti tiri indietro, cioè... A parte, ma poi si trattava di un bacetto. Cioè, dai, un bacetto. E poi diciamo che l'obiettivo di Francesca era mangiare, di certo non era emozionata. Beh, infatti è stato cattivo proprio per quello, sinceramente. Sì, ma anche perché, insomma, queste sono le classiche mosse che si fanno per tentare di mostrarsi quello che non si è, perché poi voglio vedere a telecamere spente che cosa succede. No, ma poi semplicemente lui che fa anche l'attore e così via, non credo rifiuti tutti i ruoli dove c'è da baciare una partner o qualsiasi cosa, almeno se hai velleità nel mondo dello spettacolo, fa parte del gioco. No, ma poi è stata anche una scelta molto squallida, perché insomma sull'isola si parla di sopravvivenza, non c'è attrazione fisica perché ogni istinto è stato completamente distrutto, perché non ce n'è uno che magari ti invoglia anche a creare una dinamica diversa. C'è chi piange, chi invece è legato a qualcuno fuori e quindi resta sulle proprie posizioni. A mangiare manco li fanno mangiare, perché poi perdono le prove. Perdono le prove. Insomma, una tristezza proprio immane, devo dire la verità. Poi c'è stata anche un'ultima polemica che ho letto prima che entravamo, relativa ad alcune sfide che hanno fatto, che pare che durante una prova un peso che doveva essere, insomma, tenuto per lungo tempo variava a seconda del peso della persona. Ah, okay. E quindi in base a questo ci sono state poi delle polemiche, perché a quanto pare, insomma, la Valentina Persia teneva un peso di minore entità rispetto invece alla sfidante, e quindi questo potrebbe averla favorita. Quindi tante le polemiche, almeno credo che i seguaci, per così dire, stiano cercando di trovare qualsiasi modo per ravvivare un pochino questa edizione. Però niente, non ci riescono in nessun modo. Protagonista, che poi somiglia sempre più a Belen anche nel modo di muoversi, di parlare, veramente identica, è stata Ceciu dallo studio, che subito è stata comprensiva, devo dire la verità, anche sulla questione della prova. Eventualmente le hanno chiesto se dovesse esserci gelosia nei confronti di Ignazio in momenti similari, ma lei subito, ovviamente da grande volpona del mondo dello spettacolo, ha lasciato carta bianca al fidanzato, però cercando di mettere sempre i puntini sulle i. Sì, diciamo che chi lo fa una volta lo fa sempre. Quindi ricordatevi com'è nata la vostra storia, perché il lupo perde il pelo ma non il vizio. Al di là di questo, insomma, il tradimento fisico viene sempre dopo quello mentale. Quindi se le cose non vanno e magari lui dovesse avvicinarsi ad un'altra donna, il bacio sarebbe solo... Ma ricordi, si parlava un po' di area di crisi qualche settimana fa. Sì, anche perché pare che non abbiano passato le vacanze estive insieme, mentre tutti noi eravamo a casa a pensare al Covid, loro erano su barche diverse tentando di divertirsi. Ebbene sì. E pare che appunto il seme della discordia sia stata la mancanza di un figlio, che da una delle due parti, insomma, non c'è questa certezza di voler mettere su famiglia, però a parole sembrano unitissimi oggi. Eh sì, è molto molto probabile, anche perché si sono detti comunque cose molto carine, che si sono salutati prima della partenza, quindi c'è stato comunque anche la conferma di un legame forte tra i due. Tra gli eliminati, appunto, giunti da pochissimo, tra le influencer che sono entrate a far parte dell'isola per cercare al contempo di smuovere questa situazione, ma anche in questo caso meno di zero, c'è Manuela Ferrara, che voi direte giustamente, come ogni giorno, e chi è sta Manuela Ferrara?
nota per i suoi flirt con noti calciatori come Gonzalo Higuaín piuttosto che Cristiano Ronaldo, e per una serie di protesi sparse, sì, diciamo così, per tutto il corpo. Mi fa ridere perché come curriculum è proprio spettacolare questo. Esattamente, sì, tutto insieme, ovviamente un unico pacchetto, protesi e calciatori vanno di pari passo, e anche lei è stata eliminata, proprio non è piaciuta in questo televoto a 4 nella sfida finale con Ciufoli. Infatti meno male, perché Ciufoli sta anche da più tempo, quindi merita assolutamente la permanenza nell'isola, e soprattutto non è voluta restare poi nell'isola la Playa Emboscada, poiché in poco tempo era dimagrita troppo, quindi non accettava questa situazione. Eh no, poi le protesi si vedevano troppo, quindi deve mantenere la forma fisica corretta per bilanciare poi ulteriori pesi. No, affinché si smuovono, si scoppiano, non lo so. Non possiamo sapere che cosa succede, perché poi la pelle tira, quindi tirandosi. Male è veramente un rischio troppo, troppo grosso che non si può correre. Anche in questo caso, influencer zero, male. Influencer zero, ma poi in generale, insomma, non c'è vita su quest'isola. Io ricordo le passate edizioni che effettivamente ti facevano incollare al televisore, perché vedevi anche piccole dinamiche quotidiane, litigavano per il cibo. Invece oggi si stanno, non voglio mangiare, non voglio fare questo. Sì, e poi le sorprese più belle, io ricordo Enzo Paolo Turchi, Pappalardo, cioè sono venuti anche Albano, dei personaggi insospettabili, cioè da magari veramente personaggi anche non più giovanissimi, ma che hanno deciso di mettersi in gioco, non loro che hanno tutto subito, l'unico pensiero è come fare carriera fondamentalmente. Sì, anche perché al momento insomma è tutto un po' fermo, stiamo ripartendo lentamente dal punto di vista del Covid, e quindi questa esperienza poteva essere per loro un buon trampolino di lancio, ma credo che nessuno li inviterà da nessuna parte, perché come abbiamo visto neppure a Verissimo vengono invitati coloro che diciamo vengono, che non piacciono, non hanno seguito, non piacciono, non hanno seguito, e quindi magari si opta per altre trasmissioni, e questa cosa insomma credo che avrà poi un peso negativo, perché insomma loro basano tutto sull'apparizione in televisione, non essendoci quella non so come andrà a finire. Carriere che volgono verso il termine, diciamo edizione bocciata, quindi lo confermiamo anche per questa settimana, nonostante gli immensi sforzi del parterre di Ilari, che è bravissima, di Elettra Lamborghini, di Tommaso Zorzi, di Iva, che sono simpaticissimi, però niente, questa edizione proprio non convince. No, non convince, non credo che convincerà poi un'ulteriore stagione, perché loro comunque ci stanno provando, vorrebbero mantenere insomma la linea interna con questi personaggi e poi magari scegliere qualcun altro. Ma credo che in questo momento sia difficile, perché o si opta per personaggi storici che sanno anche quali sono le dinamiche televisive, quindi magari creano anche a tavolino qualche gossip, piuttosto che questi influencer che in realtà, trovandosi sotto i riflettori H24, magari non sono pronte a rispondere anche a determinate strategie. Quindi abbiamo notato come in realtà c'è poco contenuto. È vero, poco contenuto. Noi intanto voliamo al nostro ultimo argomento, anche qui possiamo dire, ve l'avevamo detto, poiché siamo anche investigatrici, non solo esperte di gossip, possiamo dire, perché finalmente sono stati arrestati i responsabili del rapimento dei cani di Lady Gaga. Ebbene sì, la signora che li ha ritrovati ovviamente era complice dei rapitori. Ma va. Siamo state bravissime. Ma no, strano. Strano, no, è impossibile. Li ha ritrovati così in mezzo a una strada di Hollywood. Beh, almeno, questi cagnoloni. Almeno Lady Gaga adesso può sorridere, può stare serena, perché si è conclusa questa vicenda che devo dire era un misto tra crime, romanticismo, beh, thriller. No, aveva dei risvolti molto inquietanti con il ferimento anche del collaboratore di Lady Gaga, veramente, che è stato anche grave in ospedale per un lungo periodo, quindi veramente una brutta storia. Cioè Lady Gaga è riuscita, diciamo, a riempire la maggior parte dei giornali e dei social con questa notizia, e l'isola non riesce ad andare avanti nemmeno per una puntata. Diciamo che questa storia ha colpito un pochino tutti, perché si tratta comunque di animali che sono nel cuore di tutti, perché ovviamente si tende sempre ad avere un occhio di riguardo nei confronti di cani, gatti, ma anche animali un pochino più strani, come abbiamo visto il porcellino di George Clooney, insomma tutte situazioni che comunque fanno pensare e danno anche un po' di umanità in più ai VIP.
E devo dire che il modo in cui Lady Gaga ha gestito la situazione è stato veramente molto interessante, perché è stata vicina sia al dog sitter, ma allo stesso tempo ha portato avanti anche personalmente le indagini, riuscendo poi ad avere un epilogo felice di questa storia. Lady Gaga legatissima ai suoi cani, veramente come se fossero persone della famiglia, e proprio per questo c'è stato tutto questo meccanismo, perché ovviamente si poteva immaginare di un'eventualità di riscatto ovviamente degli stessi cagnolini, ed anche di ricompensa che è di $500,000, sì. Quindi una volta che è stata poi innescata la stessa ricompensa, sono riapparsi i cagnolini. Poi anche le modalità erano state molto particolari, non erano stati rapiti tutti. Quindi tutto lasciava presagire proprio a un meccanismo particolare, proprio per cercare di estorcere denaro alla stessa Lady Gaga. Per fortuna tutto è andato per il meglio, però molto spesso poi i personaggi famosi, anche tramite la loro presenza sui social, magari anche indicazioni di dove abitano e così via, sono protagonisti di storie del genere, con persone che poi riescono a deludere anche la sicurezza, come abbiamo detto anche dell'episodio curioso che è avvenuto qualche settimana fa, Johnny Depp, se sì. Non mi sbaglio. Sì, che si è ritrovato il ladro in casa, esatto. Che voleva bere un cocktail. Un cocktail insieme a una doccetta. Sì, e forse questo è il problema, perché fin quando insomma si parla di soldi, allora diciamo il discorso è sempre diverso, perché comunque quando si parla di questi VIP i soldi sono l'ultimo dei problemi, però quando si vanno a toccare affetti, e qui si vede la cattiveria, perché effettivamente, insomma, ognuno di loro, ognuno di noi darebbe la vita e per un animale e magari per una persona cara. Quindi, insomma, quando si toccano questi punti è un po' il punto debole, il tallone d'Achille di questi VIP. E forse dietro c'è anche, insomma, una strategia molto particolare, perché si tendono a seguire anche per più volte i VIP, si scoprono le abitudini e da lì poi si becca il momento opportuno per poter procedere poi con questi rapimenti sospetti. Speriamo davvero di non registrarne più, e voi VIP state sempre attenti, mi raccomando, guardatevi le spalle. Noi siamo in chiusura, grazie mille Elvira come sempre. Grazie Alessia. Noi ci fermiamo per qualche giorno, poiché approfittiamo della festa dei lavoratori, quindi vi diamo appuntamento non a domani, bensì a lunedì come sempre con Gossip Mania. Buon pomeriggio.